Lo scorso mese di ottobre una nomina importante è arrivata per Antonio Inverso. Infatti, Caciotta, così conosciuto ad Agropoli e non solo, è il nuovo responsabile della sede della Federazione Italiana Gioco Calcio, sezione di Agropoli, e dell'intero comprensorio. Persona stimata, molto dinamica, attiva e intraprendente, Antonio Inverso si occupa già da diversi anni di svariate attività legate al calcio nella città di Agropoli. Ai nostri microfoni abbiamo commentato la nomina di responsabile FIGC e tracciato un bilancio sull'attività calcistica agropolese. La federazione negli ultimi anni è andata un po' decadendo, c'erano troppe cose forse che non andavano, si è dato un'impronta di serietà, il comitato regionale è commissariato e purtroppo e hanno cambiato molti ruoli e molti personaggi. Mi hanno chiamato per farne parte, sono onorato perché la federazione comunque è importante, della FIGC fanno parte tutte le squadre, dalla Serie A, settore professionistico, fino alla terza categoria, settore dilettanti, è tutto FIGC. In questa zona sicuramente c'è addirittura un incremento, non un decremento delle squadre, sia a livello giovanile che a livello dilettanti. Ci serve forse più controllo, in questo mi hanno già istruito cosa fare e lo faremo perché la serietà alla fine paga sempre. Devo dire che negli ultimi anni purtroppo un po' di serietà, diciamo un po', è mancata. Oltre ad essere un grande professionista sei anche un grande appassionato di calcio, possiamo fare una panoramica veloce di quello che è il calcio agropolese a partire da, insomma, dai più piccini ad arrivare, insomma, ai più grandi? Beh sì, sicuramente non è un grande momento per il calcio agropolese, perché dopo i fasti degli ultimi anni, quando c'erano grandi risorse economiche, negli ultimi due anni, l'anno scorso e quest'anno, si soffre molto perché purtroppo il lato economico è importante in queste categorie e Agropoli non è purtroppo messo bene. Si sta facendo anche un po' di miracoli, c'è qualche ragazzo interessante, un paio giocano con la prima squadra, soprattutto quel Ferrara sta facendo bene, questo per quanto riguarda la D. Ma alle spalle ci sono realtà importanti come la prima categoria, che allenata da Cimadomo sta facendo molto bene, sono tutti ragazzi di Agropoli ed è organizzata bene. Anche la seconda, gente appassionata come Martuscelli, come Gerardo Valletta e altri, che fanno giocare ragazzi agropolesi, sono da apprezzare. Il settore giovanile consta di 4-5 scuole calcio, diciamo che non è ai massimi degli ultimi anni, però anche questo sicuramente sta crescendo e qui abbiamo una struttura dove in pratica gioca la Juget del presidente Malandrino, che è stata rilevata direttamente e può fare grandi cose. Un'altra grande struttura è Alle Mattine, dove c'è la Scus Agropoli, che ha avuto nel recente passato anche una scuola calcio molto importante e continua ad averla tuttora. Altre realtà sono il Sacro Cuore del presidente Vulcanico Astoni e ha una forse valenza più di tutto perché dopo la Jugend è la società e la scuola calcio che ha più anzianità. È nata anche qualche piccola altra realtà negli ultimi tempi, la Virtus di Nastro e un'altra piccolina. Diciamo che nel calcio, per quanto riguarda la partecipazione, è notevole. Manca, ti ho detto quello di prima, che purtroppo è il lato economico e speriamo che l'Agropoli alla fine riesca a salvarsi, perché la Serie D è molto importante, è come nei dilettanti la Serie A nei professionisti. Siccome Caciotta, ecco, è molto apprezzato e è comunque molto vicino al mondo del calcio, diamo un consiglio, lasciamo un messaggio a tutti coloro che guarderanno questo servizio e soprattutto ai genitori che fanno avvicinare i propri figli a questo sport meraviglioso che poi è il calcio. Che cosa gli consigliamo? Di non guardare troppo i risultati, fino alla federazione di fatti fa due distinzioni nette. Settore agonistico, fino alla categoria giovanissimi, non è agonistico, e il settore non agonistico, nel senso che fino a 13 anni in genere non si dovrebbe pensare al risultato. Addirittura nella categoria Puccini, pochi forse allenatori lo sanno, non c'è nemmeno la classifica. Non dovrebbe esserci nemmeno il risultato. Non c'è nemmeno il calcio di rigore, questo lo sanno pochi e questo era solo perché il bambino deve crescere, è il lato socializzante più positivo dell'aspetto calcistico. Spero che questo molti genitori lo capiscano. Vorrei anche si sviluppasse, come eravamo prima noi, anche un altro aspetto, mischiarsi con altre culture. Noi siamo stati spesso a fare ogni anno a fare tornei all'estero
negli ultimi anni non si va più, forse per crisi economiche o per altro, ma questo era anche un aspetto fondamentale. Sono delle esperienze che tutti i ragazzi ricordano quando l'hanno fatto per tutta la vita, addirittura ancora si scrivono questi ragazzi. Il calcio è un elemento molto, molto socializzante e molto importante, al di là dell'aspetto ludico e soprattutto agonistico.